dicendo cioè che la Germania, sconfitta nel secondo conflitto mondiale, è stata poi colonizzata da un punto di vista culturale ad opera dell'egemonia americana che ha imposto quelle forme che tu prima ricordavi e che io stesso ho tragicamente visto operative nell'ambito culturale e filosofico, in cui nelle principali università tedesche non si studia più la grande tradizione tedesca filosofica, Fichte, Hegel, Nietzsche, Marx, Heidegger, cioè i grandi spiriti, appunto gli spiriti magni della filosofia tedesca, quelli che noi in quanto europei appunto dovremmo aver presenti come numi tutelari della filosofia e della cultura occidentale. Niente di tutto ciò. Nelle università tedesche il politicamente corretto impone che si studi la filosofia analitica, cioè il modo anglosassone americano di fare filosofia, rimuovendo la politica e la storicità e pensando appunto alla maniera inglese e americana. Questo ha determinato in me, racconto l'aneddoto soggettivo ma per dare conto di quello che tu mi chiedevi, ha determinato in me un certo senso di frustrazione, perché andando in Germania uno studente universitario, io ci andai quando facevo il dottorato, si immagina di trovarsi nella Mecca della filosofia, cioè nel luogo in cui si celebrano i maggiori tributi a Hegel, a Kant, a Fichte, a Schelling, insomma i grandi pensatori tedeschi. Invece si trova deluso perché vedrà che nelle aule universitarie si tributano culti esclusivamente alla ragione americana e al pensiero analitico anglosassone. Questo non è casuale, perché la Germania è stata sconfitta nel secondo conflitto e le è stata inferta una sorta di punizione drastica che ha pagato tramite una forma di subito imperialismo culturale. Per cui in Germania hanno deciso di distruggere l'identità tedesca annientandone la cultura. Ora, questo non vuol dire, sia chiaro, lo dico, ma è banale da ricordare, ma lo preciso perché non mi si rivolgano accuse di ogni genere. È evidente che Hitler ha commesso gesti criminali e che in quanto tale deve essere inchiodato alle sue responsabilità e condannato pienamente. Non ci piove su questo. Ma quello che è stato fatto va ben oltre rispetto a questa giusta e sacrosanta condanna dei crimini nazionalsocialisti. Quello che è stato fatto è a sua volta un crimine perché ha comportato la distruzione della cultura e dell'identità filosofico-culturale tedesca. Cioè i tedeschi sono stati annientati nella loro cultura e nella loro tradizione. Mi trovai a riflettere su questo aspetto. Io come italiano, pur riconoscendo la gravità delle colpe del fascismo in certe sue espressioni imperdonabili, come la persecuzione con le leggi razziali degli ebrei e così via, che sono ovviamente dei crimini che come tali devono essere condannati, e non di meno io non mi sento responsabile di quello che è accaduto, perché è una norma fondamentale dell'agire etico e morale che l'individuo sia responsabile di ciò che fa, delle sue colpe, e che non si possano imputare ai figli le colpe dei padri. Quando anche avessi avuto, premesso, non li ho avuti, dei nonni interni al regime fascista, non potrei essere io accusato delle loro colpe, evidentemente, perché sarebbe un'ingiustizia ai miei danni. E a maggior ragione non si possono imputare colpe a interi popoli. E invece in Germania è accaduto questo. In ragione di questo fatto, i giovani tedeschi si sentono ancora in colpa di quanto accaduto ai tempi del nazismo. Per il popolo tedesco, che funzione ha questo proprio sentirsi colpevoli di una cosa che è stata commessa da altri? Allora, continuo su questa pista allora, a cui tu mi stimoli socraticamente. Direi questo, ovviamente chi ha commesso i crimini nazisti è giusto che paghi per quei crimini. Le nuove generazioni, nate magari 10 anni fa, è ovvio che non hanno responsabilità rispetto alle colpe dei padri. Qual è allora il senso di questa eterna colpevolizzazione dei tedeschi presentati come inespiabilmente nazisti e quindi tale da dover essere colpevolizzati in eterno? Risponderei così. È una funzione politica fortissima, utilizzata
dal vincente impero americano per legittimare la propria presenza costante sul suolo europeo e di più per delegittimare l'idea di un'Europa autonoma, indipendente, alternativa rispetto all'ideale americano della special mission con bombardamento incorporato dei popoli che non si piegano al loro dominio. In che senso? Lo dirò nel modo più semplice e accessibile possibile. Se tu colpevolizzi eternamente i tedeschi facendoli sentire in colpa per il nazismo, evidentemente legittimi eternamente la presenza di chi dal nazismo li ha liberati. Non certo l'Unione Sovietica, che peraltro non c'è più e che in una memoria storica fatta di oblio più che di memoria talvolta è stata rimossa da subito. Si è dimenticato il fatto che in termini di liberazione dal nazifascismo l'Unione Sovietica ha dato molte più vite umane di quante non ne abbia dato gli Stati Uniti d'America, per tacere poi di forme volgari filmiche come La vita è bella di Benigni, in cui si vede il carro armato statunitense che libera i campi di concentramento. Le vie della riscrittura della storia e del revisionismo sono infinite, appunto. Rimuovendo l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti si presentano come gli eterni liberatori dal nazifascismo e in questo modo, rendendo colpevoli in eterno i tedeschi, legittimano per sempre la loro presenza sul territorio europeo e italiano e tedesco. Abbiamo basi americane in Italia e ce le hanno anche in Germania. Ovviamente, qual è il senso di queste basi militari? Qual è il senso di questa occupazione americana del territorio europeo a 70 anni dalla fine del nazifascismo? Evidentemente, per essere legittimato ha bisogno di una sua ideologia, che è questa religione civile della colpa con cui i giovani tedeschi si sentono in colpa e quindi accettano la presenza dei loro liberatori, laddove invece forse più che liberatori si potrebbe parlare di sostitutori di un'occupazione con un'altra, evidentemente. Ora, questo discorso non passi per un discorso apologetico del nazismo, perché chi vi parla assolutamente, lo preciso sempre per evitare le facili accuse di chi deve delegittimare l'altro dandogli del nazista, appunto, che chi vi parla non ha alcuna simpatia per il nazismo, è convinto che ci sia stato i campi di concentramento, le camere a gas e quant'altro, però quello che sto dicendo è un altro discorso. Ferma restando la colpa del nazismo, questa colpa viene oggi impiegata per inchiodare in eterno i tedeschi alla loro responsabilità, colpevolizzando appunto anche le nuove generazioni, instillando in loro una vera e propria religione della memoria. Faccio notare per inciso anche che in questa religione della memoria, che non ha più nulla della nobile funzione che Adorno assegnava alla memoria, la religione stessa della giornata della memoria non ha per obiettivo la giusta memoria, il giusto ricordo delle vittime delle tragedie del nazismo, le quali tragedie furono peraltro pagate non soltanto dagli ebrei, ma anche dagli omosessuali, dai comunisti e da tutta una serie di categorie molto diversificate fra loro. Ebbene, la giornata della memoria non ha come proprio obiettivo, dicevo, il giusto ricordo delle vittime del nazismo, ma semmai come obiettivo quello di instillare questo senso di colpa, di martellare continuamente nella testa dei giovani questo senso di colpa che li rende appunto frustrati da un certo punto di vista, che impedisce loro di rivendicare la loro identità culturale, filosofica, come dicevamo prima. Per cui chi vi parla è assolutamente d'accordo con la necessità di ricordare il passato e le sue vittime, di modo che gli orrori del passato non tornino a verificarsi nel presente. Ma chi vi parla è altresì convinto che non vi debba essere alcuno spazio per questa forma di religione della memoria che uccide le vittime di Auschwitz una seconda volta, impiegandole per un uso politico e ideologico che non ha nulla a che vedere con il ricordo della barbarie che esse hanno subito, ma che serve solo a legittimare una potenza imperialistica nella sua occupazione ignobile, e non saprei definire altrimenti se non imperialistica, del territorio europeo a 70 anni dalla fine del nazifascismo. La logica invece è quella, nel caso tedesco,
che ricorda Hitler per dire il male è quello lì, quello è il male, noi invece siamo i buoni. Peraltro era un discorso già pienamente presente ad autori che appunto riflettevano su questo tema della colpa, come Primo Levi, ad esempio, I sommersi e salvati, in cui diceva che questo discorso che dipinge i nazisti come esseri diversi rispetto agli umani, come esseri terribili, mostruosi, serviva solo a rassicurare la nostra coscienza circa la nostra estraneità rispetto a loro. Serviva solo, cioè, a dimenticare il fatto che quegli orrori li ha fatti il genere umano e potrebbe tornare a farli, che anche noi potremmo virtualmente diventare come loro. E anche Hannah Arendt, sia pure da un punto di vista diverso, ha svolto, credo, considerazioni interessanti su questo tema, quando parlava di Eichmann come di un coglione, sono parole sue, cioè un grigio personaggio che non aveva nulla di mostruoso a vederlo così, nulla di terribile e diabolico, era un uomo qualunque, insignificante, una persona qualunque. Non dimentichiamoci che i nazisti spesso erano buoni padri di famiglia, gente che amava Mozart e Beethoven. Questo è il punto, per cui questa enfatizzazione del volto mefistofelico di Hitler e dei nazisti svolge troppo spesso quella funzione apotropaica che poi ci induce a pensare che queste forme di violenza che stiamo oggi vivendo non abbiano nulla a che fare con quelle del passato, laddove invece sono forme di una violenza diversa da quella del passato, ma che nei suoi esiti andrebbe riconsiderata attentamente alla luce del passato. E infatti il vero problema filosofico del Novecento, da poco conclusosi, è il fatto che si è verificata una sorta di asimmetria della colpa e del pentimento, in forza della quale asimmetria ci siamo giustamente pentiti di Auschwitz e dei Gulag, ma non dei bombardamenti tipo Dresda, tipo le due bombe atomiche, 130.000 morti, o tipo Hiroshima e Nagasaki, presentati appunto sempre puntualmente come male necessario. Questo è un aspetto filosofico decisivo, lo squilibrio indecente del pentimento, lo chiamerei, per cui, come giustamente tu dicevi, i morti non pesano allo stesso modo, quelli di Hiroshima, Nagasaki o Dresda in Germania sono in qualche misura morti di minor conto nella sommatoria finale, e poi soprattutto non dimentichiamo che ci siamo pentiti di Auschwitz e dei Gulag, non delle due bombe atomiche, e dunque si può tornare a bombardare, che è quello che è avvenuto in Corea, in Vietnam, recentemente in Iraq, in Libia e così via. Per cui appunto questo è lo scenario in cui ci troviamo e in cui opera questa memoria inquietante, che è tutto fuorché una memoria storica, è un uso ideologico della memoria.